Ciao a tutti, sono Tiziano, l'allenatore di canoa del CUS Milano sezione allievi cadetti. Oggi faremo degli esercizi sugli addominali. E mi raccomando, prima di fare questi esercizi fate un buon riscaldamento e alla fine fate dello stretching per allungarvi un attimino. Ecco. Partiamo subito col primo esercizio. Sono molto semplici, Quindi portiamo le braccia dietro, 10 volte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, recuperiamo 10-15 secondi, ci portiamo con le braccia dietro alla schiena, ci appoggiamo, cominciamo a sforbiciare 10 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, vediamo, cominciamo allargare le gambe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, recuperiamo, sempre 15-20 secondi, anche di più se vi sentite di farlo di più di recupero. Adesso passiamo ai cerchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso lo facciamo al contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuperiamo sempre. Adesso facciamo la bicicletta, 1, 2, allunghiamo sempre bene le gambe, 3, 4, distendiamo bene, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adesso il contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, recuperiamo sempre, adesso alziamo e abbassiamo le gambe, 1, senza toccare per terra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, recuperiamo, ok, alziamo le gambe, adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, scendiamo, recuperiamo, divarichiamo le gambe, ci portiamo sempre su, rotazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendiamo, scendiamo. Adesso andiamo a toccare con le mani i piedi sopra il corpo, su bene, 1, 2, 3, 4, 5, 5 volte, su,
mani dietro la nuca, adesso 1, 2, 3, 4, 5, giù, ok, risaliamo, riportiamo i gomiti dietro la schiena, adesso facciamo gli stessi esercizi che abbiamo fatto prima, continuati. Cerco di recuperare meno perché per accorciare il video, forbiciamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, scendiamo. Recuperare. Ultimo esercizio. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, mi sembra che vada bene. Cercate magari di recuperare un pochino di più perché io ho dovuto accorciare un po' i tempi. Ciao a tutti, alla prossima!